Benvenuti in questo nuovo video della Vita in Città 2. Abbiamo un sacco di cose da fare. Quest'oggi si traierda di brutto. Prova ad elencare tutto quanto. Abbiamo una nuova cosa da craftare per il nostro lavoro da Fabri. Abbiamo una missione di grado B da fare per arrivare a livello 40 avventurieri e andare a prendere le ricompense del livello 40, quindi molto interessante. Abbiamo da vedere un pochino tutto il discorso del fare le armature, le spade, per appunto degli avventurieri che arriveranno, e quindi far tutto quel lavoro di vendita, quindi iniziamo a preparare anche quella cosa lì. E mi sono dimenticato le altre cose. Come? Però stavi andando giuro benissimo. Che ce ne sono altre, ve lo posso giurare. Ma no, per una volta che hai detto la lista in modo chiaro e preciso, Steph. Lo so, mi sono perso. Ero lì che ti ascoltavo, ma peccato. Ah sì, però comunque okay. La cosa che crafteremo col Fabro sarà una roba enorme, quindi preparatevi. Oggi è quasi come se fosse un 2.0 della vita in città. Preparatevi perché è qualcosa di incredibile. E per questo motivo credo che oggi non proviamo nemmeno a cercare di nuovo il bandito. Ho ancora la delusione addosso di non averlo trovato la scorsa volta. Guarda, è introvabile, ci sono rimasta talmente male che ormai lascio stare. La mia strategia è: o lo trovano gli altri o arriviamo al punto in cui Guerra darà l'indizio super easy e a quel punto ci proviamo. Esatto. Per me funziona in questo modo. Comunque, mia cara Fere, abbiamo una missione di grado B. Mm-hmm. Nello specifico, il cacciatore di ogre, un mostro spietato, è venuto su Fairy Kingdom per cacciare gli ogre. Salvali. Uccidi il boss che gira per il villaggio. Quindi, a quanto pare, oggi il boss è a casa nostra. Oggi è qui. Dove da qualche sta, parte. Scusami. Allora, aspetta che un attimino mi sistemo, perché c'ho il piccone qua io. Che non è una buona idea di sicuro. Mi metto lo scudo, mi preparo l'elmetto e sono pronta a combattere. Aspetta che io mi devo prendere delle frecce belle. Proviamo. Okay. Non lo so. Veramente livello queste. Città numero 4. Andiamo. Ottimo. Allora, per adesso Fere non vedo nessun boss, sinceramente. Credo sia grande il boss, no? Spero. Penso di sì, cioè i boss di solito sono giganti. Ok, occhi aperti. Allora, qua... Fere, l'ho trovato! Aiuto? Vabbè, no, è gigante! Aia. Aspetta! Okay, dovrei rallentarlo così... No, non... Male. Volevo dire, così non ti va addosso. Fere, ma mi ha messo fuoco lui? Penso proprio mi di serve... sì. Mi serve... water bucket. Allora, okay. Steph sta continuando a guardare te, quindi io nel frattempo riesco a colpire. Fere, ma mi mette fuoco guardando? Ma come ci riesce? Cosa c'hai? So. L'inceneritore negli occhi. Però stupido. Almeno lo rallento. Aia. Con le mie frecce. Quindi se allora, stai un po' distante. Ho capito come fa a mettermi fuoco. Spara delle cose, le ho viste. Ok. Aia. Mamma mia, faccio pochissimo danno con queste frecce. Lo posso riflettere sta roba? Sì. Allora vediamo se ne ho delle altre più potenti. Queste non vanno bene, Steph. Proviamo magari quelle di quarzo. Mi fa molto piacere. Perché io ne rallentano mangio, ma fanno pochissimo danno. Forse questa è un po' meglio. Ok, sparo. È bello potente. Colpisco. Muori! Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Stai bruciando, Steph. Io fortunatamente sono riuscita a non prendere danno. Ok. Finito? Credo di sì. Ok, è andata? È andata? Ho trovato 4 libri. Mi sembrano tutti abbastanza debolucci. Forse il Reckless 3. No, però il Reckless 3 toglie il 60% della vita. È follia totale. Assolutamente no. Comunque, allora, completo un attimo la missione. Vediamo se ci dà tutto. 15 metri d'argento. Ma è bellissimo il token avventuriero. Aspettate che devo prendere anche la sacchetta dei soldi. Piazzarmela qua. Fare in questo modo, rimettere questi soldi qui, questa in questo momento ci conviene un attimo tenerla. Depositiamo un attimino via questi libri che al momento non ci servono. Ok, ho raccolto un po' di fiori e un po' di schifezzine, però... Anch'io li ho rimessi a posto. Se tutto è andato giusto, livello avventuriero 41, ok, sia io che Fere. Ho il token, esatto. Fere, hai il token? Sì, okay. Eccolo qua. Perfetto. Eccolo qua. E Fere, direi che possiamo andare. Sì, andiamo. Stavo dicendo, abbastanza easy, ma è normale perché noi ormai abbiamo comunque l'equipaggiamento per reggere i gradi A. Infatti, quindi, ragazzi, i gradi ovvio. B li gestiamo abbastanza in relax, ma infatti ormai pagano relativamente poco perché 15 monete d'argento, tutto no, sommato, nell'economia attuale non è che siano grandi cose. Ci compri poca roba, cioè, insomma. Se ne fai due al giorno non è male, ma essendocene poche non è proprio un granché per farmare soldi. Allora, dobbiamo andare a Tel Drassil, teoricamente. Vediamo. Un attimino qui e scoprire cosa possiamo comprare oggi. Io è una delle cose che adoro di più, far shopping. Anche io. È tipo bellissimo, sì. Cosa ti aspetti oggi? Allora, pietra preziosa 4? Robe del genere. Io impazzisco. Ma anche una ricompensa in soldi bella sostanziosa. Stavo cadendo dalla montagna. Mi aspetto anche quello. Scusami, l'ultima volta quanti soldi ci è andato? Era 25? Sì, mi pare di sì. Ok, quindi magari siamo tipo a 40 monete d'argento. Che non farebbe schifo, insomma, no? Dipende da cos'altro anche danno. Anche perché poi le possiamo prendere per due. Sì. Quindi sarebbero 80. Quasi nel una caso moneta, nel quasi caso. Una moneta d'oro, lo so. Allora,
Andiamo? Vai. Sei pronta? Vai. Let's go. Andiamo a vedere. Ok. Cos'è tutta sta roba? Allora, 35 monete d'argento. 35, c'è quasi azzeccato. Quindi sarebbero 70 per 2. Poi abbiamo... No, il glider! Il glider! Come vabbè, quello di bellissimo. Zelda? Penso proprio di sì. Molto simile, sembra. Cioè, bisognerebbe provarlo per capire se è come quello, ma sembra molto simile. Pere, la terza cosa ti spona un golem che combatte con te. Ok. E credo che lo puoi usare tante volte perché è un solito trinket. Ok. Le return scroll... No, vabbè, ma questa è una bomba. Ti permettono di andare alla cripta maledetta? Ma sai credo? Che... Credo che ci teletrasportano sì, nel sì, waypoint sì, più vicino sì. dove siamo? Qualcosa del genere? Non lo so. Non sembrano male. Cioè, pensa, capito, se sei miniera e hai quello per tornare a casa ogni volta. Infatti. Sì. 28 sono tante. Infine, l'ultimo che fa... Allora, quando lo attivi, i prossimi tre attacchi melee fanno esplodere i mob. Bellissimo. Oh no. Ma allora, le descrizioni mi stendono, non so se l'hai letta, ma è bellissima. Ma io voglio tutti e cinque gli oggetti a sto Anche giro. Anche io, come facciamo? È una delle volte in cui è più difficile. Sì. Allora, devo dirti che quelle scroll, le return scroll, le vorrei provare. Però se ci pensi, anche se ci mandasse la cripta maledetta, che magari a noi è totalmente inutile, comunque di fatto è un waypoint. Quindi tu da lì poi prendi e torni a casa. Esatto, è quello il punto. Quindi sei in miniera, disperso completamente, tac, e sei cioè, a casa. Se è vero che ti teletrasporta al waypoint più vicino, è utile. Però lo potremmo utilizzare 14 volte, perché 28 lo usiamo sì. due ogni volta. Che quindi... sarebbe comunque molto poco, eh. Però è anche veramente tanto comodo. Mi scusi, ne ho tipo due di prova. Non credo per cioè, non me la così. Sento, capisci? Se non so come funzionano, se poi sono uno scam, che fai? Allora, di sicuro cioè... oggi skipiamo le monete d'argento. Forse ti dico, il glider è la cosa meno utile. Per Cioè, io ovviamente vorrei glidare in giro per i cieli cavolo, del mondo, bellissimo. Quindi sto rosicando che non lo prendiamo nel caso. Però mi intriga molto quello che fa esplodere i mob. Può essere veramente forte, anche perché ha solo 8 secondi di ricarica. E mi ispirano tanto le scroll per poter tornare a casa in modo rapido. Cioè, se funzionano davvero sono devastanti. Però dobbiamo fargli una scelta. Io skipperei di sicuro soldi, glider e golem. Allora, io il golem ti dico di no perché ho la volpina. Quindi sì, non mi interessa. Il golem è un po' più forte della tua. Vabbè, però non mi interessa avere un altro potere simile. Ok, capito? Però ti proteggerebbe mentre tu spai. Non è male, guarda che non ma fa anche schifo. La mia volpina è brava, quindi... Allora Steph, io non so prendere decisioni, cioè dovresti saperlo bene. Io ho preso la mia. Cosa hai preso? No, non prendiamo la stessa cosa però, Tu hai dimmi preso cosa le pergamene? Prenderesti. Beh, io il martello. Quello per far esplodere? Sì, ma a sto punto ho quello i soldi. Dai, prendi il martello. Sicuro? Sì, che poi non è un martello secondo me, è una maracas. Cos'è una maracas? È maracas. No, un martello. No, è una maracas. È un martello. È una maracas, è palesissimo. È un martello originale. Ok, allora io ho preso le scroll. Immaginavo. Sono fatte così. Ti direi la provo, ma secondo me non è una buona idea. No, Steph, no. Allora, essendo limitate, la proviamo quando saremo nei meandri delle miniere, perché poi è quello che ci dovrebbe servire. Quindi sì, aspettiamo esatto. di provarla nel momento giusto. Ok. Quindi, ricompense prese. Fateci sapere se siete d'accordo con le scelte che abbiamo fatto. Comunque mi ha spaccato brutalmente l'armatura quel cavolo di boss. Porca miseria. E non mi ha dato tanta exp, quindi non ho recuperato. Vabbè, comunque la riparerò facilmente. Dicevo, fateci sapere se siete d'accordo con le scelte che abbiamo preso. Oggi non erano facili, secondo me. Vorrei provare il glider, ve lo giuro. Cioè, no, vorrei tipo adesso, io. Tipo, fiume, partivo volando in alto nei cieli. Lo so, porca miseria, secondo me è stradivertente. Ho cercato spero... di contenermi dal fare il bimbo, devo essere sincero. Anche io, spero che un domani magari sarà in vendita. Oppure capito? Un dungeon incredibile. In qualche dungeon. Che ci sia qualche altro modo per ottenerlo in futuro. Sì. Sì. Speriamo. Sì. Allora, torniamo a casa e affrontiamo il discorso della novità del nostro lavoro. Cosa molto importante. Allora, nel mentre è diventata notte, fammi leggere se questo... Pere. Che succede? È cambiato. Ma... Pere. Dimmi. Sei diventata Steve. Come eccoti, no, sei tornata No, tu. Aiuto. Sei tornata tu. Ragazzi, perché... Per un attimo eri uno Steve dentro il volpino. Informazione di servizio, siamo ancora senza internet da tipo quasi una settimana ormai, perché non ci risolvono i problemi e quindi è probabile che ogni tanto la mia skin si bughi proprio per i problemi di connessione. Ok, leggi un attimino, è okay. cambiato. Sì, Fairy Kingdom, allora è così.
quindi ci porta davvero al, waypoint più vicino. Questa roba però fare potentissima. Però aspetta, sì. Mi viene da pensare, waypoint più vicino sbloccato o sbloccabile? Non, cioè, lo nel so, senso... ma se ci pensi cosa cambia? Tanto tu dal waypoint puoi andare in tutte le destinazioni che aspetta, conosci. Aspetta, intendo dire che magari ha un certo range, capito? Una certa distanza che copre. E quindi magari ti porta vicino a quello che hai sbloccato, se ce l'hai vicino. E se non li hai sbloccati non funziona, potrebbe essere anche questo. Hai capito quello che voglio dire? Ok, in quel caso sarebbe un po' una scammata. Esatto, esatto. Quello va capito e lo capiremo sempre quando andremo nei meandri dei posti a esplorare in miniera, qua, che lì ci allontaniamo parecchio. Vieni, vieni, vieni che mi cura. Maledetto schifo. Bam! Potentissimo. Ok, allora Fede, è il momento. Secondo me sono tutti curiosi dall'inizio dell'episodio su questa cosa, sì, anche voglia. Se oggi è episodio super incredibile, perché sì, siamo partiti a bomba. È il momento di farvi vedere la più grande novità del nostro lavoro da quando abbiamo creato le armature custom. Allora, siete pronti? Io ovviamente lo so, ragazzi, quindi abbiamo la possibilità di craftare l'incudine del fabbro. E come vedete è abbastanza complessa, non è proprio la cosa più facile del mondo da craftare. E voi direte, Steph, ma ce l'avete l'incudine questa? A cosa vi dovrebbe servire un'incudine specifica? Serve a potenziare il danno delle armi. Praticamente funzionerà in questo modo, vi spiego l'idea che ho avuto. Noi, e questa è una citazione, un gioco, vediamo se capite quale. Noi, prendendo le pietre preziose, delle pietre preziose ben specifiche, potremo trasformare quelle pietre preziose in delle pietre da forgiatura per potenziare il danno delle nostre armi. Man mano che salirà di grado costerà sempre di più. Quindi come funziona? Io trovo la pietra preziosa specifica, la trasformo in una pietra da forgiatura e se la metto nell'incudine assieme alla mia arma, la mia arma otterrà un più 2 danno, ok? Ma se vorrò fare il grado 2, invece che una pietra preziosa e quindi una pietra forgiatura, me ne serviranno 2. Il grado 3 ne serviranno 3, il grado 4 ne serviranno 4, il grado 5 ne serviranno 5 e così via. E quindi diventerà sempre più difficile, ma ti permetterà di aggiungere, assunti 2 di danno all'arma, un danno incredibile. Perché pensate, già farlo 5 volte vorrebbe dire 10 di danno in più e la nostra spada fa 11. Quindi sarebbe devastante. Quindi questa è la novità. Ovviamente l'abbiamo pensata sia per noi sia per poterla vendere agli altri. E quindi sarà una nuova fonte di guadagno. E speriamo vi piaccia. Secondo me è una figata. È una figata incredibile. E se capite la citazione al gioco, vi voglio bene. Ok, pietra da forgiatura lo rende abbastanza Dai, scontato. Ragazzi, su, quando poi ne vedrete scontato. Una esteticamente sarà ancora più facile. Però la mia domanda è, Fere, abbiamo dell'ossidiana da parte? Sai che non lo so, sinceramente. Ne serve poca? Sì, 23 qui dentro. 23 ne abbiamo. Eh sì, perché ti ricordi quando me ne avevi fatta prendere un bot? Vedi che sei utile, Fede. Ogni tanto, quando non avevo Brava. Niente da fare, prendevo un sacco di materiali. Perché io non avevo il piccone, ti ricordi, per poter prendere le pietre preziose. Quindi mi mettevo a prendere tutto quello che vedevo. Povera Fede. Allora, aspetta un attimino. È stato utile, quindi non dirmi povera Fede. Depositiamo il seed. Depositiamo questo perché... praticamente ce ne servivano 3 e andare a prenderli non avevo molta voglia. No, infatti. Quindi, allora, servono 3 di ossidiana. Ce li ho, ok. Poi ci servono... aspetta, dove cavolo li ho messi l'ossidiana? Ho perso l'ossidiana. Step. Non l'ho raccolta? No, ah, ecco, forse l'ha laggato. Ma l'avevo non l'ho presa? Non lo so. Non si sa. Poi smeraldi. Poi blocchi d'oro. E poi blocchi di ferro che abbiamo qua. Quindi, 3, 2, 1, 3... vediamo se riesco a ricordarmelo. 3 di ossidiana sotto, 2 di oro qui ai lati, 3 di ferro sopra, 1 smeraldo al centro e abbiamo l'incudine del fabbro. Eccola qui, signori. Ce l'abbiamo. Allora, ridepositiamo gli smeraldi, ce li teniamo qua per comodità. I 2 blocchi d'oro li possiamo anche tenere qui. Questi li ridepositiamo qua e anche questi direi di tenerli qui. Secondo me la cesta comunque preziosa ha senso. Domanda, dove la piazziamo? È bellissima. Stavo già pensando. Sappi che è un modello custom 3D creato da zero, stupendo. Cioè, deve avere un bel posto allora, Steph. Sì. Ma per ora magari la mettiamo qui al lato? Qui? Cos'è questa cassa nascosta? Scusami, non l'avevo mai vista. Ah, la cassa del nostro magazzino da lì dentro, esatto. Ok. Allora sì, provo a metterla qua. Dici? Sì, beh, certo. Vado? Vai. Pronta? Vai. Pium! Vabbè, no, no. 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 Non mi aveva avvisato guerra di questa cosa. Tutto a posto?
Tutto a posto? Steph, avrei ucciso Guerra, te lo giuro. Che cavolo, mi metti i fulmini in casa? Avvisami. È andato tutto bene, è andato tutto bene. Mi è sceso l'infarto. Guarda, che meraviglia. Che luccica poi, una bellissima. Sì, ma rispetto all'incudine normale vogliamo fare paragoni. Cioè, questa dovrebbero mettere su Minecraft, altro che bellissima. È bellissima, è bellissima. Adesso praticamente, ma se ci interagisci... dentro! Sì. Che figata! Tu in pratica metti la spada qua, qui metti la pietra da forgiatura e qua otterrai il risultato. Però, ovviamente, non abbiamo la pietra da forgiatura necessaria. Steph, riesco a vedere anche quello che metti. Davvero? Sì, ho visto la spada quando l'hai messa. Se metti una tua arma? Allora, guarda, una a caso, eh. Ma che figo! L'hai visto? Quindi vedo quello che stai facendo. Questo non lo sapevo. Allora, a questo punto, dobbiamo controllare le nostre pietre preziose. Perché potremmo avere la pietra preziosa che ci serve. E a quel punto basta fare una cosa molto semplice per farvi vedere come funziona il tutto. Vi voglio però dire già un'altra cosa che mi avete fatto notare. Non utilizzerò queste pietre da forgiatura sulla mia spada attuale. Perché mi avete fatto notare che avendo Sharpness 3 invece che 5 e Unbreaking 2 invece che 3, anche se ci ho buttato il mending, e sì, ho buttato dei soldi, lo ammetto, conviene rifarla da zero. Quindi la rifarò da zero. Ci spendiamo un bel po', però almeno sarà la spada definitiva sotto ogni punto di vista, perché assumendo i potenziamenti di più 2 attack damage, capite bene, certo, che diventerà la spada della vita. E quindi ne vale la pena. Allora, chiave, fammi vedere un attimino se ce l'abbiamo, perché se ce l'abbiamo riesco a farti vedere come funziona ed è incredibile. Vediamo, 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 vediamo. E non mi ricordo, forse era la malachite. Fede, ti ricordi la malachite da che minerale esce? No, vero? No, assolutamente. Allora, perché ti spiego, dovrebbe essere da uno dei due minerali del copper, esatto, la pietra preziosa giusta. E secondo me sono il Tiger's Eye e la malachite. Oppure anche l'agata. No, l'agata da dove l'abbiamo presa? No, l'agata era più rara. Ok, provale, uno dei due. Ok. Probabilmente uno dei due. Allora, ci serve della lava. Capisci il problema se sbagliamo? Ok. Hai capito. Sì. Andiamo. Dove troviamo della lava da qua? Non ho la più pallida idea, perché vuoi della lava? Sapessi. Sì, ho fatto il giro, lo so. Perché ho pensato, scendiamo da qua. Dopodiché utilizziamo Trapanator, no? E prima o poi la troviamo, prima o poi, certo, troviamo la lava, secondo me, in relax, super easy. Allora, ho trovato un mineshaft sotto casa e ho trovato un diamante. Bene! Cioè, adesso c'è pure il Black Diamond. No, ok, ho esagerato. Peccato però. Però mi ha fatto parecchio ridere. E che facciamo? Andiamo qui dentro? Se vuoi. No, sinceramente, però magari troviamo più facilmente la lava. Insomma, esploriamo a sto punto. Allora, sali tramite l'acqua. E andiamo in giro e vediamo se troviamo qualcosa. Sembra abbastanza tranquillo, abbandonato. Qua c'è del ferro, tanto non ci serve in nessun modo. No, al momento no. E mi avevate detto un modo per togliere... Io mi dimentico. Ah, ecco, avevo ragione. Ah, fighissimo. Con l'acqua, perché mi hai detto così non sprechi gli utilizzi della spada. Non lo sapevo manco io. Un consiglio super mega figo. Aspetta perché... attenzione! Attenzione che troviamo anche qualche minerale oggi, qualche pietra preziosa. Allora, qua c'è del coal. Ferre, riesci a illuminare tu? Sì, un attimino. Stavo prendendo le torce dallo zainetto, Steph, perché avevo finito quelle in inventario. Eccomi. Ok, allora, da questa parte. Vicolo cieco. Dai, vi prego, stiamo cercando della lava. Non stiamo cercando nulla di così raro e difficile, vi scongiuro. Non fateci perdere 100 minuti per qui trovare... Qui c'è altra redstone, della eh? Cavolo di lava. Vediamo se troviamo una bella ruby crystal. No. Andiamo qui. Niente. Ok, va bene. Evidentemente anche una giornata sfortunata. Meglio usarla oggi a giornata sfortunata che quando dobbiamo andare in miniera per davvero. Attenzione, di nuovo. Zero. Che bello trovare i rubini. Steph, qua è tutto chiuso. Anche lì? Sto per usare di nuovo Trapanator. Sì, utilizza, utilizza. Però perché non sento neanche in lontananza lava. È quello che mi spaventa. Ok, cerchiamo. Trovata, trovata, trovata. Trapanator è stato utile. Allora, occhio, 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 occhio. Ok, tra l'altro in questo momento non ho l'elmo, quindi rimettiamolo, così possiamo riparare come sempre il nostro bellissimo equipaggiamento. La prendo, Stefan, se che lo vuoi. Allora, no, 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 no. Oddio, forse conviene prendercela. Dai, ce la portiamo a casa. Perché no? Portiamocela a casa, è una bella idea. Io stavo pensando di farlo adesso, così sul momento. Invece tu vuoi lasciare la suspense fino all'ultimo. Esatto. E torturare i poveri consolini campioncini. Ok, ok, ok. L'hai presa? No, non me l'ha presa. Fede, sì che l'avevi... Com'è possibile, scusami? Guarda. Hai annullato. Come? Ho l'inventario pieno. Non posso prenderla. È vero.
come ci sei non riuscita? Non so se è lag, Steph. Non lo, ma secondo me sì, la lag ti ha annullato. Cioè, mi hai visto che comunque l'ho presa dalla fonte. Sì, cioè, sì, sì, sì. Oh, vabbè. Allora, ce n'è altra, Fere. Sì, fortunatamente è pieno. Quindi non dovrebbe essere un problema. E ti consiglierei da questa parte, guarda. Qui non c'è modo di sbagliare. Una volta tasto destro. Ok, vediamo qui. Allora. Oh, ce l'hai. Ok. Perfetto. Sì, prima non ti ha dato neanche l'achievement, quindi proprio... Sì, sì, non me l'ha presa. Eliminata così. Ragazzi, connessione. Probabilmente è stato quello, è successo qualcosa di strano, non lo so. Oh, è un rubinetto, ce lo siamo fatti alla fine. E alla fine ce lo siamo portati a casa. Un rubinetto, mi viene a dire. Un rubinetto, sì, 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 sì. Sta ruby, Fere. Allora, ottimo, aspetta, direi così. Un po' di anche un diamante. Inutili. Che tristezza, comunque un diamante da solo. Abbiamo la lava. Direi che possiamo tornare in superficie e mostrarvi la gran figata. Mi sono anche riparato completamente l'armatura. Come sempre il mending è totalmente OP. Ho bisogno di killare un bel po' di mob per riparare il Trapanator, che è messo quasi a metà, quindi non mi fa impazzire questa situazione attuale del povero Trapanator. Però non dovrebbe essere un grosso problema. Otteniamo la seconda mano e il problema si risolve. Nah, dai, lasciamo. Avresti bruciato tutto, lo sai. Esatto. Torniamo su. Ok, Fere, troviamo un punto dove mettere la lava. Secondo me... O lo facciamo giù nella zona della miniera, cioè fai una piccola pozzetta. Sai mi che sembra forse il senso. Punto più sensato. Ho della cobblestone, però. Sì, io sì, 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 dovrei sì, averne. Sì, sì, sì. No, ne ho. Perché no, l'ho buttata tutta in realtà. Effettivamente sì, ha senso. Conviene far qua da qualche parte. Cioè, è figo averlo anche in casa, anche per bruciare le cose che non ci servono. Però dai, teniamocela qua. Magari scaviamo, tipo, al lato con sì, Trapanator. Sì. Facciamo 1, 2, 3. Che secondo me così è abbastanza largo. Che dici? Sì, sì. E poi creiamo pozzetta, esatto. Una pozzettina di lava, tipo in questo modo. Ok, piazza pure la lava dentro. Allora, mi davano fastidio. Pensavo ti ci volessi buttare dentro. Detto, No, tranquillo. Mi sembra un'idea così così. Vedi, tipo adesso brucio un fiore, la redstone, che tanto ne abbiamo per 100 anni. Anche questa cobblestone adesita non ci serve. E siamo giunti al momento che stavate aspettando. Allora, provo prima con la malachite perché ricordo Guerra con la sua vocina che mi diceva che è la malachite. Ok. Però io e la mia memoria siamo fatti male. Ma scusa, la devi bruciare. Sì. Sei sicuro, Steph? Sì, infatti se sbaglio... quello. Pronta? Vai. No, per niente, però 3. Vai. Io mi sposto. 2, 1. Allora, mi ha ridato una malachite. Ok, quella sbagliata. Però, evidentemente, mi sa che Guerra ha fatto che adesso le pietre preziose in generale non possono più bruciare. Che un noi quindi, sicuramente... ottima notizia! È molto utile per molto noi. Molto utile. Aspetta che butto un po' di giacco. Grazie, Guerra. Vado? Vai, sì. No, mi sa che possono ancora bruciare. Che cos'era? Era una Tigers. No! Cos'era? L'agata? No, la Tigers Eye. La Tigers... Possono ancora bruciare. Allora scusami, allontanati un attimo. Magari non gli è piaciuto che l'abbiamo raccolta troppo in fretta. Mi perché vedi qua. Che in effetti fa un effetto molto particolare. Vediamo. Ecco. Ah, ok. L'ho presa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perché ogni cosa che proviamo a fare. Vedi che avevo ragione, era la malachita. Alla fine abbiamo fatto un fail enorme. Quindi no, Guerra non ha fatto proprio nulla. Guerra sarebbe molto utile come aggiornamento. Esatto. Allora, te la faccio vedere. E okay. Qui, se non capisco la citazione al gioco, non va bene. Guardala per terra. Ok. La riconosci? Eh beh, certo che lo so che cos'è, Steph. Ok. Allora pietra da forgiatura, malachite, livello 1. È microscopica perché è la livello 1. Sì. Quindi, se noi andiamo al piano di sopra e la proviamo a piazzare nella nuova incudine da fabbro... Dovremo vedere la possibilità, che non faremo perché appunto questa non è la mia spada definitiva, però dovremo avere la possibilità, mettendola credo qui. Nope. Secondo me la devi mettere sopra. Qui? In quello più in alto. Dici? La pietra sopra la spada. Così? One eternity later. Cerchiamo di fare un ragionamento nel nostro cervello. Ok, siamo persone intelligenti. Per niente. Ci sta chiedendo un doppio più. Evidentemente. Sì. Quindi ci sta chiedendo che la nostra spada va combinata alla pietra da forgiatura che va combinata ad un'altra cosa. Ma io non so cosa. Non ne ho idea. Ma proprio zero. Lo scopriremo. Guerra! Mi scrivo un messaggio. Ok. Spada qui. Sotto, pietra da forgiatura sopra. Ho sbagliato. Potevo sbagliare solo una cosa e l'ho sbagliata sì. Comunque.
e vedi, sopra hai la preview. Quindi Star Ruby Sword più 1 e tra parentesi specifica che vuol dire avere più 2 attack damage. Quindi invece che 11 farebbe appunto 13. Capite bene che questa roba è abbastanza forte. Quindi riprendiamo la spada perché adesso non la facciamo. Riprendiamo la pietra forgiatura che conserveremo gelosamente qua. Assolutamente sì, ma mettila nel forziere dei tesori, Steph. Forziere dei tesori? Sì, che non si sta Dai, mai. Ci sta. Anche se dentro il mio inventario, spiegami chi potrebbe rubare. Non cioè, si alla fine sta è la mai. Cosa più sicura che esiste. Allora, riprendo la chiave. Anche perché devo dirvi, sinceramente, che è un po' una rottura di scatole e risa lì sopra. Dovremmo portarlo giù, forse. Però ho paura di cioè di romperlo, perché ho paura che poi scompare. Devo sì, dirvi la verità. È vero, è il motivo è vero. Per cui non lo faccio. Allora, riprendiamo la pietra da forgiatura da qui. Ok, la piazziamo qua. E abbiamo fatto la prima, quindi potremo potenziare la mia spada una volta. Ogni volta che troveremo delle malachite, piano piano potremo farlo. Ovviamente, per farla a livello 2, servono due malachite trasformate. E quindi diventa già più difficile. Pensate, quando ne servono 5 per potenziarla solo una volta... È un gran bel Vabbè, casino. Vabbè, però è anche giusto perché comunque poi ti fai una spada o un'arma fortissima. Assolutamente sì. E infatti la difficoltà è sempre ben proporzionata, lo sapete. Certo. Allora, ci teniamo anche la chiavettina qui. Una cosa importante, non sono per niente soddisfatto del fatto che tutto questo discorso e tutto questo l'abbiamo lasciato fino a se stesso. Sì. Cioè, questo guffettino vive qua da solo, poverino, da un mese. È tristissimo, cioè sta per piangere secondo me. Io non mi sento in colpa per il povero gufetto, cioè è super no, carino. D'accordo. Non mi piace quindi questa cosa che stiamo facendo. Quindi dobbiamo trovare una soluzione. Non so se chiedere a Marci magari di arredare tutta questa zona, che potrebbe sì. aver senso. Ma prima di concludere l'episodio, vi devo far vedere sul discorso dell'idea di cui vi ho parlato nello scorso episodio, ovvero la possibilità appunto di avere degli avventurieri che sarebbero arrivati a comprare appunto armature e armi per fare delle missioni dalle quali avremmo ottenuto delle ricompense. Che poi è quello che ci avete consigliato voi, che è quello ragazzi, che ci avete sì. consigliato voi, è stato un consiglio veramente super mega figo. Quindi vi faccio vedere cosa ho già preparato un pochino. Praticamente la mia idea è questa, vediamo se ti piace. Qui voglio fare un negozio. Ok, vedi che è molto isolato da tutto il resto? Sì. Quindi io qua vorrei fare un negozio che sta verso questa parte, ok, dove arriveranno gli avventurieri. Di conseguenza ho già lasciato le chest, una per tutte le armi che abbiamo pronte interessanti, una con le armature. Però aspetta Steph, io sto piena, quindi... Ok, differenzia armi e armature, mi raccomando. Sì, sì, ovvio, però continuo a mettere. E piano piano iniziamo già a prepararci. Perché? Perché vogliamo fare una cosa che è incredibile. La sta preparando Guerra, ci vorrà qualche episodio, ma sarà una gran figata. Cioè... Questa delle pietre a forgiatura, secondo me, è leggermente inferiore a ciò che faremo per gli avventurieri. Sarà una svolta del nostro lavoro incredibile, vi piacerà un botto, e quindi ci vuole qualche episodio. Però noi, nel mentre, sapendo che avremo questo nuovo, diciamo, lavoro da svolgere aggiuntivo a tutto il resto, ci iniziamo a preparare con armi e armature accumulate. Assolutamente. Comunque, ci tengo anche a farvi vedere che qui abbiamo ancora queste. Devo capire però quali prendere e quali no, perché come vedete alcune sono molto rovinate, altre meno, tipo... Questa. Allora, io sto mettendo questa. Queste le possiamo prendere tranquillamente. Come potete vedere, sono messe bene. Anche questo scudo ci può stare. Le cose troppo rotte, invece, Dicevo, secondo me, Steph, non hanno senso. Io ho messo anche alcuni miei archi e balestre che però ho utilizzato pochissimo. Sì, e sì, che comunque sì. non utilizzo perché ne ho troppi, capito? Secondo me non andranno bene i mezzi utilizzi. Quindi tipo l'oggetto già rotto a metà credo che Infatti, non sarà esatto, efficace. Quelli rotti a metà me li tengo io. Mm-hmm. Però tipo anche la mia vecchia armatura è messa abbastanza bene. Una è anche un pezzo incantato. Guarda, le puoi mettiamo, sì, guarda. Sì. Io sto prendendo infatti anche da qua delle cose, vedete, protection 1, che sì, non è il massimo, però sono comunque pezzi che un avventuriero un po' debole potrebbe essere certo. interessato a comprare. Poi qua valuteremo se ad esempio riparare questi pantaloni con Unbreaking 2, ci potrebbe stare, anche questo lo potremmo magari piazzare. Il resto, bene o male, mi sembra deboluccio, sinceramente. Magari giusto l'armatura in copper può ancora reggere abbastanza il colpo. Guarda quanta roba. E guardate già quante cose che non riusciamo in nessun modo a vendere agli altri, perché giustamente non se ne fanno nulla, che invece potremo finalmente utilizzare. Ovviamente, secondo me, alla fine della fiera, anche queste cose che nessuno, per quanto a me era piaciuta l'idea di fare il mercatino dell'usato... Sì, anche a me è piaciuta un sacco, ma nessuno se l'ha calcolato. Già. E quindi è andata così. Qua ho fatto anche la zona della Netherrack per Marci, vedremo se comprerà qualcosa. E ci prendiamo anche tutti i vari soldini che ci sono, perché Kendall qua, come vedete, un po' ha speso. Certo, non sono ormai i big soldi, perché alla fine della fiera suoni 64 di bronzo, non è che ti sposti molto.
Però tutto ciò che è soldi noi lo prendiamo. Cosa vi devo dire? Ma sì. Anche una moneta d'argento qui, perfetto. Quindi facciamo un attimino il conteggio dei soldi. Effettivamente non l'abbiamo fatto. Vediamo un attimo la situazione. Allora abbiamo 64 più 50, ok? Che vuol dire 50 più 50, 60, 50, 114 più secondo me all'incirca un 4-5 monete tramite il bronzo. Più o meno siamo secondo me di nuovo a una moneta d'oro e 20 d'argento. Che va considerando bene, che non ci siamo beccati i soldi del livello 40, secondo me siamo andati molto bene. Sì, sì, comunque, sì, sì. Ci fermiamo così. Episodio super cicciotto. Come avete visto, un sacco di novità molto interessanti. Prossimo episodio, vediamo se andrà a cercare il bandito. Sarebbe molto interessante. Mi sa che diamo a Marci già da costruire appunto il negozio lì dietro, che secondo me può essere molto utile. Andiamo forse in miniera a cercare di iniziare a tenere un po' di malachiti varie per cercare appunto di prepararci a tutto quello. E vediamo anche se fare l'investimento per la spada, che potrebbe aver senso. Noi ci fermiamo così per questo episodio, spero vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!